Ora il pallone in verticale a cercare sulla destra Vessino, che può avanzare, palla al piede Vessino, attenzione che forse c'è un po' di spazio per affondare. Sulla destra Politano, vicino alla linea dell'Aust, accentra, poi trova un buon corridoio per D'Ambrosio, arriva il cross che non è male, di testa nel gol! Raja! Sovrapporsi, ottimo il cross di Danilo, arriva Nainggolan in mezzo a due, salta, trova il terzo tempo perfetto, incrocia sul secondo palo, non ci può arrivare Sportiello, 1-0 per l'Inter. Raja Nainggolan, dai ragazzi, dai su Nainggolan con questo gol porta l'Inter sull'1-0. Questo è il risultato e la classifica che si riorganizza di conseguenza. Continuiamo con l'inno dell'Inter, io so anche perché, dopo vi svegliamo perché quest'inno così ripetuto. L'Inter che sale a 60esimo, colpa di un fonico di parte, un signore che sta di là all'audio. Allora, però questa è la classifica, Mauro. Vedi? Ti ho detto, L'avevi detto. No, poi è stato bravo, bel cross, bel colpo di testa, un po' solo, vabbè, questi sono problemi loro. Però è stato bravo... Perisic ha fatto un movimento a portare via l'uomo e Nainggolan a rimorchio, è stato molto bravo perché erano 3 contro 3, però per fortuna non c'era Candreva che tirava addosso all'avversario, sì. E è passato il cross. No, quello sì. Però ecco, vedi, Filippo cosa avevamo detto? Sei un criticone. Dice uno, io ti stimo da anni, sì. Perché mi vuoi far crollare tutto in mezz'ora di Frosinone Inter? Mi cavolo me. Addirittura rischia di cadere la tua stima. La mia stima nei confronti di Eranio è assolutamente Eranio. Quasi incrollabile. Certo che se mi gufa per 90 minuti se e magari ce la fa così, pure. Non è la partita per gufare. Anche perché c'è le differenze tecniche in campo. Ecco, palla regalata da Borca Valero Finamonti, prova ad andare via, attenzione Cioffani e poi bravissimo Skriniar. Va a rubare palla. Le differenze sono talmente tante. Grandi. Però Borcavallero ha problemi a vincere sta partita. Borcavallero l'ha combinata. Cross di Politano, Icardi in mezzo all'area, in mezzo a 4. Ci sbagli, ruba la palla. Poi ancora Icardi prova a rubare ancora la palla, ce la fa, ma il rimpallo favorisce i 4 giocatori in maglia gialla all'interno dell'area di rigore del Frosinone. Si tocca il ginocchio. Si tocca il ginocchio Icardi. Niente di che, ha preso probabilmente una piccola botta nel contrasto. Ora Samoa all'indietro per Skriniar, siamo alla nostra metà campo, orizzontale per De Vrij, largo D'Ambrosio, l'autore dell'assist a Nainggolan, bellissimo il cross di Danilo. Ora De Vrij, verticale per Borca, che se magari non mi perdi la palla come prima mi fai un favore, che è una palla suicida. Ora Danilo, buono il velo di Nainggolan per Perisic, ma non indietro, Nainggolan, brutto pallone di Raja. All'indietro ha regalato praticamente palla al Frosinone, poi il pressing forsennato di Perisic riesce nell'intento di far sbagliare i giocatori di Baroni. Ora palla per Handanovic che chiama i compagni a sé, poi il pallone lì corto per De Vrij, largo a D'Ambrosio, attenzione al pressing del Frosinone, lancio lungo di D'Ambrosio a cercare Nainggolan, anticipato però da Riau, può ripartire il Frosinone, cerca di centrocampo con Cisba. Ancora in possesso di palla la squadra di casa, arriva il cross in mezzo, c'è una deviazione. Speriamo che faccia gol, poi vediamo. Ecco, poi intanto vediamo il rigore come va. Vediamo il rigore come va. Non voglio neanche pensare. Io spero. Perisic, minuto 36, Perisic contro Sportiello, fischia l'arbitro Massa. Come fa a sbagliarlo? Parte la rincorsa del croato, c'è ancora da aspettare qualche secondo perché Massa sta aspettando che i giocatori escano tutti dall'area di rigore. Ma non può. Fischia Massa, parte Perisic, gol! Ivan Perisic, 2-0 per l'Inter, per fortuna che l'hai segnato, 2-0 per l'Inter, sesto gol di Perisic in campionato, 2-0 per l'Inter, minuto 37, non tira Icardi, tira Perisic, vediamo se Icardi e Perisic si fanno almeno i complimenti. Icardi è stato il primo. Congratularsi con Perisic. Vabbè, è una cosa buona. È buona, dici tu, eri entrata perché potevano esserci polemiche, insomma, su questa cosa. Comunque Perisic ha segnato e già questo, insomma, oltre poi anche a Icardi che è andato
però bisogna vedere com'è la dinamica, considerando tutto quello che è successo, apro chiudo parentesi perché non mi va di parlarne, se Perisic è andato da Icardi e gli ha detto posso batterlo io, così... Sì. Ok, per piacere a Maurito. Posso con questo toro io. Dolce e lui gli ha detto, ah sì, Van battilo, tutto bello, mulino bianco. Se passano a me che tu hai rotto le scatole, non è tanto mulino bianco, è un po' meno bello. Però l'importante è che abbiamo segnato. Essere anche un po' ottimisti. No, perché Perisic, io non ho andato subito sta roba, Perisic è andato decisissimo. Deciso, la palla, proprio così. Ha chiesto, ha voluto. Ha proprio chiesto o ci ha imposto? Perché abbiamo... No, ma anche giusto, questo, poi cioè, però insomma, capisci, un mese e mezzo magari è cambiato anche il rigorista. Capisci perché quando deve levare uno leva Politano e non Perisic? Allora hai lo stesso problema di Allegri quando non togli Mandzukic che non sta in piedi. Ma col Genoa aveva tirato Icardi, col Genoa aveva tirato Icardi, che era la prima partita in cui era tornato. C'era Perisic qua per c'era, c'era, c'era. Io ho detto un'altra cosa, e tutti l'abbiamo visto. Perisic ha sempre tolto Politano e mai Perisic, perché Perisic ha una personalità sua, come va a chiedere il pallone a lui, va manda con quel paese anche Spalletti. Contro il Frosinone l'ha fatto. Esatto. Punizione per il Frosinone. Non mi conquista, a me non mi conquista. Alle quarti centrale. Punizione, seguiamo questa punizione, Filippo. Minuto 39, punizione dalla tre quarti, sì, un po' spostati a destra, però diciamo che è centrale, il fallo di Skriniar su Paganini. Paganini si butta per aria come se gli avessero sparato nelle gambe. Però vabbè, l'ha un po' spinto. No, vabbè, il fallo c'è, però, vabbè, accento molto. Sì. Comunque è una partita ancora aperta, eh. Vabbè, no, per me sì, considerando che siamo l'Inter. Punizione, tre quarti di destra. Tutto pronto per mettere il pallone dentro l'area di rigore. Dai ragazzi, prendiamone una noi, dice Ugo. Prendiamone una noi, fischia massa. Allora. Vediamo se sarà il cross col mancino, il cross con il destro. Arriva il cross col mancino sul secondo palo. La buttiamo per un attimo fuori, palla che rimane lì, una mezza girata. E poi Vessino la butta fuori dall'area di rigore. Borca Valero con calma olimpica, serve Politano. Bravissimo a dare sullo scatto a Perisic che si allunga la palla, se la porta in fallo laterale. Non era male la ripartenza. Dai Ivan, su, per piacere. Fallo laterale a favore del Frosinone. Pallone all'indietro. E allora, intanto sul nostro titolo vedete quello che è successo pochi istanti fa. Il raddoppio dell'Inter su rigore. Perisic che ha segnato, c'è questo... È successo, insomma, questo episodio in campo. Dobbiamo capire se l'ha tolto Icardi o se la situazione era tranquilla, come abbiamo ipotizzato con Filippo. Vediamo, poi adesso... Cercheremo di capire meglio anche... Testa mette fuori, poi la Ingolan stoppa, non perdere la linea, Ingolan la perde. Ancora palla per il Frosinone, Asamoah perde il giocatore, arriva il cross in mezzo, attenzione, alto sopra la traversa, Asamoah, anche lì, ha due uomini in area di rigore, Keita è già alto, c'è l'apertura del Frosinone, Asamoah va a chiudere sul cross sul giocatore, Goldaniga che crossa e lascia in area di rigore due giocatori del Frosinone. Non giochi con la testa, non giocano più con la testa, hanno paura, non sono lucidi. Sono 45 minuti, quasi Asamoah ha fatto una partita in generale decisamente. Molto male, molto molto male. Qui sono nervosi perché perdere tre punti qua è allucinante la cosa, solo uno ci pensa. Sì, però Mauro, non è la prima volta dove perdono la testa. Sono d'accordo con te. Gio Mario, prova ad andare via sulla destra, subisce fallo, qui lo fischi però. Calcio di punizione per l'Inter, netto il fallo su João Mario, sì. Che è stato bravo ad andare via sulla destra in velocità, sì. In velocità si allunga il pallone, parte sulla destra, viene spinto, calcio di punizione per l'Inter, Spalletti si arrabbia con i suoi, 92 di gioco, stiamo per entrare negli ultimi 3 minuti, João Mario ancora lui, sulla destra è da solo, in mezzo a due, prova a subire un altro fallo, stavolta non ce la fa, riparte il Frosinone con Cisba, tre quarti difensiva, c'è il pressing di Nainggolan che cerca di non far respirare il centrocampista del Frosinone. Dai Keita, mettici il piede, lancio lungo. Dai Skriniar, c'è Ciofani contro Skriniar. Skriniar protegge il pallone con il corpo. Ciofani fa pressing da dietro, prova a subire fallo Skriniar. Quello è l'intento del giocatore dell'Inter, poi spazza il pallone, lancio lungo, dai su Icardi, fatti vedere, altro lancio lungo del Frosinone, spinta al limite dell'area, bravo Gagliardini di testa, poi di tacco Nainggolan, favorisce l'intervento di Vessino, forza ragazzi, 3 contro 2, Vessino allarga per João Mario, non sbagliamo anche questo pallone, João Mario ottimo per Icardi, limite dell'area, Vessino, gol, Matias Vessino!
aspetto di vedere se è fuori gioco, perché ecco, non sono sicuro. Per ora il gol è convalidato. Mattias Vecino, 3-1 per l'Inter. Fuori gioco? Bisogna aspettiamo il fuorigioco, ma per l'indicazione il guardialine non ha alzato la bandierina, ha fatto proseguire l'azione. Vecino, dopo l'assist di Icardi, ha messo in gol il 3-1 al 93esimo minuto. Vediamo se effettivamente Vecino era in gioco oppure no. L'azione è stata molto bella, João Mario ha dato il pallone perfetto a Icardi con i tempi giusti, bravo anche Icardi a dare un ottimo pallone a Vecino, sperando che non sia in fuorigioco. E poi c'è il gol del 3-1, rivediamo João Mario, e da qua purtroppo non vedo. Non è l'inquadratura giusta per capire se c'è il fuorigioco, vediamo se ci arrivano indicazioni. Francesco, tu cos'è che avevi detto? No, è buonissimo, buonissimo. 3-1, abbiamo sofferto, l'abbiamo portata a casa. Mettendo le scuse, mamma di Mauro Berlucci. Aspetto il fischio finale, poi devo dire una cosa. Un attimo. Aspetto il fischio finale, devo dire una cosa. Addirittura. Ricordamelo, che se finisce così devo dire una cosa. Allora, ce lo ricordiamo anche perché ormai siamo al 94esimo sì, 30. Prendendo le scuse in diretta di Mauro Bellucci. Le scuse di Mauro Bellucci. Punizione per il Frosinone. Per 10, scusa. 40 secondi al termine, punizione allora, della destra. Gli ultimi secondi di gioco, vai Filippo. Magari punizione ancora con Ciano, c'è cioè sulla in barriera Keita. No, basta. 94 minuti, 30 secondi. Massimo questo. 31, 32. Fischia l'arbitro per il calcio di punizione, pronti a battere. Mancano 20 secondi alla fine della partita. Arriva il cross altissimo, palla in out. Aspettiamo solo il fischio dell'arbitro. Io voglio sapere. Sì, netta la posizione regolare. La posizione regolare Vecino. L'abbiamo vista. Grande palla di Icardi, grande palla di Icardi che salva la sua partita con questo assist a Vecino. Tra poco gli up and down del nostro Mauro che già li sta compilando, come nel primo tempo. Non ho capito perché le scuse di Mauro. 3-1 dell'Inter, lui diceva che non era possibile, che poteva pareggiare, che rischiava. Per il invece detto, vedrai che oggi non succede. Perché comunque l'Inter in contropiede, ma anche spiegato come, ha fatto così il gol. Sta per fischiare l'arbitro, Massa. Allora, finisce 3-1 per l'Inter, tre punti fondamentali, fondamentali per la lotta Champions. La settimana prossima ci sarà lo scontro diretto con la Roma, se si passa indenni Inter-Roma, diciamo che tre quarti della strada, se non di più, è fatto. Ma oggi sono stati tre punti fondamentali, devo fare i complimenti e anche dare atto a Ernesto Tucella che a inizio partita mi ha detto l'Inter vince 3-1 e io gli ho detto tu sei solo un gufo. Però ci ha beccato il nostro Ernesto di là in...